gridato prima di me. Sono molto bravi, molto bravi. Un telefilm piuttosto. Oggi finisce una campagna elettorale che nell'ultima settimana è stata, a mio avviso, squallida. Altri termini non ne trovo. Una campagna elettorale che ha dimostrato che ci sono delle compagini che non parlano di contenuti, non vogliono scontrarsi sui contenuti. C'è il nemico da affondare con tutti i mezzi a disposizione. Di contenuti io in questa campagna elettorale ne ho sentiti ben pochi, infatti si grida. Generalmente quando si deve spiegare qualcosa non si grida, si parla pacatamente. Noi questo abbiamo fatto. E un'altra cosa che ho notato, un problema che nella società moderna c'è, ma che a Palagonia non pensavo essere così grave. I social, Facebook, un dramma, ci hanno massacrato. Vergogna! Fino alla settimana scorsa eravamo i quasi amici, oggi in questa settimana siamo diventati nemici da annientare. Sono riusciti in questo periodo e probabilmente in questi 5 anni a creare una sorta di Facebook dipendenza. Ormai la realtà, la verità non è quella che vediamo, non è questa quella che c'è in questa piazza. La verità per loro è quella che si scrive su questi social. Ed ecco che il problema principale non è andare a dare servizi, non è in qualche modo aiutare questa collettività. Il problema principale diventano i cognomi dei consiglieri eletti. 3.700 voti e non sapete i cognomi, li volete da me? Leggeteli, il 40% dei palagonesi li conosce questi cognomi, uno per uno. Sviate i problemi, sviate quello che non avete le capacità di fare e che non avete fatto. Il problema non è solo politico. Il problema della devianza che stanno facendo nascere su Facebook è un problema molto più grave, è un problema sociale. È un modo per far distorcere dalla realtà i giovani, i meno giovani, persone a cui non piace la realtà in cui vivono e se la affrescano per come vogliono. Persone che litigano, che buttano veleno ad altre persone, probabilmente anche ad amici, a conoscenti, a gente con cui hanno preso caffè, con cui sono in qualche modo andati a cena, si mettono davanti alla tastiera e non guardano nessuno, l'indomani poi magari ci pensano, ma è un grosso problema la devianza di Facebook. E non pensate che è casuale, non pensate che è casuale. Io sono stato contattato da persone che fanno sto lavoro, organizzano le campagne Facebook. Nel momento in cui ho declinato il preventivo che mi avevano fatto, dopo qualche giorno gli attacchi a tempesta di questa persona, che non merita neanche essere nominata perché è un imbecille. Una persona che peraltro non conosco neanche fisicamente, perché con questo tipo di problematica si ci estrapola dalla realtà, si vive esclusivamente sul computer, si vive sui telefonini, non c'è un nesso, non c'è il contatto, non c'è il contatto con la natura, non c'è il contatto con questo pavimento, col cielo, ci si estrapola e la realtà viene distorta al punto che entra nelle teste delle persone, perché io questa settimana ho visto cose assurde, persone che uno reputa senza problemi, mi avvicinano,
Salvo, sei una brava persona, però stai attento a quelli che hai dietro. Al che io dico, chi ho dietro? No, tu lo sai. No, io non lo so, me lo vuoi dire? Tu lo sai. Io non lo so. Tre quarti d'ora di io lo so, io non lo so, di fatto non avevano nessun nome, era entrato un concetto in testa, ma non c'erano i diavoli, non c'erano i diavoli. Mi hanno detto così, c'hai chissà chi dietro, ma non c'è un nome e un cognome. Chi sono i cognomi? Vitale, Vitale è un cognome di cui aver paura. Milluzzo è un cognome di cui aver paura, di cui io devo avere in qualche modo vergogna di pronunciare. Ma che state dicendo? Li volete tutti i cognomi? Vitale, Minore, Milluzzo, Rossitto, Fazzino, Brancato. Siete contenti? Non li sapevate? Vaccaro, Sipala, chi sto dimenticando? Artizzone, qua avete cognome. Li avete anche nelle tabelle, li avete sempre saputi, perché, ripeto, il 40% degli elettori. Eppure no. Il miglior consiglio possibile, quello dei puri, quelli delle persone capaci, è quello delle due liste. Lì ci sono solo gli unti del Signore. Tutto l'80% di Palagonia che ha votato altre coalizioni siete persone che non servite. Solo quel 20% è degno. Fortunatamente la democrazia dice altro, dice assolutamente altre cose. Dice che l'80%, lo ribadisco perché so che non gli è piaciuto il metodo espositivo, mi piace dare fastidio ogni tanto. L'80% dei cittadini di Palagonia ha bocciato la vostra proposta di consiglio comunale. Sarete unti dal Signore, sarete puri, ma l'80% delle persone non piacete. Un altro piccolo dettaglio, ho visto un video in questi giorni, perché stanno cercando di fare di tutto di più, di tutto di più. Vorrei ricordare, vi dico questa che è un'altra cosa folle, io divento pazzo, non seguo Facebook per non diventare pazzo e non deprimermi, perché io mi auguro che la mia cittadinanza e io non abbiamo questo problema veramente reale, così grande, questo problema legato a Facebook. Come ho letto una frase, il sindaco di Palagonia è il migliore della regione Sicilia. Allora, scusate, il concetto era un altro, non era fare io, il concetto è un altro. Ci sono dei sindaci nella regione Sicilia e comunque sia nell'Italia che quando governano bene sono eletti a primo turno. Questo non è successo. Evidentemente la popolazione non la pensa così, anche perché se ad oggi è il migliore del mondo della regione Sicilia e quant'altro, io sono domani, perché io sono un elettore, non sono un candidato, io non ho mai ragionato da candidato sindaco. Se in questa campagna elettorale mi avessero convinto che c'è gente che potrebbe fare meglio di noi, io avrei votato altro nella mia follia. Ma mi chiedo, se questo è il migliore e avesse redatto il piano regolatore generale nei 5 anni che sono passati, chi diventava Superman? Se in questi 5 anni avesse redatto il piano commerciale, chi diventava? Iron Man. Se in questi 5 anni, perché dico sono passati 5 anni, lo doveva fare dopo una settimana, fossimo passati alla differenziata, chi era sto sindaco? Il presidente del consiglio perlomeno gli dovevamo fare. E se non chiudeva lo stadio perché, e non faceva e non aboliva la squadra di calcio, perché ad oggi noi non abbiamo né uno stadio né una squadra di calcio, chi era sto sindaco se già così ora è il migliore di tutti? E se aboliva l'anarchia, se riusciva a debellare l'anarchia che c'è a Palagonia,
dove ognuno fa quello che caspita ci vuole. Guardatevi a Palermo che succede, chiudono panchine, fanno quello che vogliono e nessuno li controlla, e questo è il sindaco migliore della regione Sicilia. Ma il peggiore come caspita fa? Che fa il peggiore? Ma non si parla di questo. La campagna elettorale fondata sui contenuti, ma di che cosa devono parlare? Ed ecco che nascono i cognomi, ed ecco che nascono i diavoletti. Io ho i diavoletti dietro, io sono brevino, però ho i diavoletti. La grande coalizione che ricatterà, massacrerà questo povero disgraziato da candidato sindaco. Tutta fuffa, come dice qualcuno, tutta fuffa. Sostanza zero. Poi io sono limitato, ho poche cellule cerebrali che mi sono rimaste, ma voi di contenuti ne avete sentiti veramente? Io ricordo, ho in mente solo un sogno di una pista ciclabile, dopodiché il nulla. Ora stanno spuntando cose sempre su internet, perché è chiaro, su internet, nel mondo parallelo abbiamo un'altra palagonia, perché se leggete quei post, se leggete quei profili con nome e cognome, e anche i profili anonimi che gestiscono sempre loro, gestiscono assolutamente sempre loro, perché a favore loro sono, si descrive un'altra realtà, si descrive di un'amministrazione che, come vi dicevo, che ci dovrebbero invidiare tutti. Ma perché diavolo non li avete votati tutti? Perché non gli avete dato il 100%, gli dovevate dare il 100%, siete voi che non avete capito niente, non avete capito che avevate la possibilità di rieleggere il miglior sindaco dell'universo. Utilizzando questo tipo di campagna elettorale, in qualche modo si evita di parlare di cose serie. Si evita, ad esempio, se fra 5 anni, come di fatto sono sicuro che accadrà, noi saremo qui a chiedere la riconferma, mi correrà l'obbligo di dirvi ad oggi l'ente comune a tot debiti. Mi hanno detto, perché ripeto, a me mi annoiano i discorsi fatti, mi hanno detto che ha parlato dei debiti fuori bilancio dal 2008 al 2009, guarda, ero abbastanza attento, ma parliamo di oggi. 3 mesi gli impiegati, 3 mesi. Noi lunedì avremo la difficoltà di dover dare 3 mesi di stipendio agli impiegati. Sapete quanto sono? Sono circa 1 milione di euro. 1 milione di euro lunedì, dove gli andiamo a prendere? Che hanno fatto finora? Noi non siamo in quelle stanze, sentiamo delle vocerie, non possiamo avere la certezza, perché non gestiamo il potere, quel potere che ha sedotto quelle persone che non vogliono abbandonare e che si sono aggrappati, non lo gestiamo. Noi veniamo qui con delle informazioni limitate, ma ci ingiunge voce, spero che sia falsa, però per dirla, se io la dico evidentemente è perché la società che gestisce l'ED, forse soldi non ne ha mai presi, dovremmo pagare anche le rate a questi. Mi dicono, si sente in giro, che anche le bollette della Telecom siamo messe maluccio. Ma dico, un sindaco uscente, anche per farci capire qualcosa a noi, non ci dovrebbe dire, guardate, lunedì dovete fondeggiare 1 milione, 1 milione e mezzo di liquidità che non c'è. Signori, mettiamola sul piatto, cerchiamo di fare una politica ad armi pari, e invece no, informazioni sui contenuti, nulla, perché ricordate il concetto principale, quello che cambierà la vita di tutti noi, lo sapete qual è? È il cognome dei consiglieri che saranno eletti nelle nostre liste, quello è l'argomento principale.
Ma che ci frega se dobbiamo pagare 1 milione, 1 milione e mezzo lunedì? Se non sappiamo i cognomi di Belluzzo, se non sappiamo che Giuseppe, il Giuseppe che citavo poco fa, era Belluzzo che c'ho di fronte. Ma perché non lo conoscete a Belluzzo? Per dire, non si offendano gli altri, ma lo ritrovo lì. Ecco. E mi sarebbe anche piaciuto senza scontri, che qualcuno mi spiegasse che diavolo è successo nei 2 anni che hanno preceduto il dissesto. Io ste frasi le ho dette, l'ho detto la prima volta, l'ho detto la seconda volta, non prende, perché la parola dissesto sembra vuota. La parola dissesto, tenete bene in mente, è quella parolina che ci farà pagare circa 30 milioni di euro a noi cittadini. Non è così vuota quella parola. È leggermente più importante di qualche cognome, ma leggerissimamente. Qualcuno ci doveva spiegare, dico, signore, sa, sapevamo tutti che c'erano 20 milioni di euro di debiti, però per questo motivo, quell'altro motivo, abbiamo ritardato 2 anni. E per questo motivo, quell'altro motivo, abbiamo fatto un prestito da circa 6 milioni di euro per pagare al 100% Enel e quant'altro. Questa spiegazione ve l'ha fatta mai nessuno? E secondo voi perché non me l'hanno fatta? Chi si sente tranquillo perché non doveva spiegare che è successo in questi 2 anni? Perché non doveva spiegare il ritardo colposo che c'è stato in questi 2 anni? Perché non doveva spiegare che una macchina amministrativa che non funziona ha impiegato oltre 2 anni a stabilire quanti erano i debiti? Una politica sconnessa e sconcentrata ha elaborato di fare il prestito salva comuni quando 2 giorni dopo doveva fare il dissesto e ha pagato Enel al 100%. E voi cittadini e artigiani di Palagonia sarete pagati al 50%, Enel al 100%, ma non è questione di Enel, è che quel salvacomune non si doveva fare, o se si faceva non si doveva andare a dissesto, o l'una o l'altra. Non si possono fare le 2 cose nel giro di pochi mesi, perché evidentemente c'è una colpa. Se io oggi faccio il salvacomuni non posso fare fra 2 mesi il dissesto, c'è qualcosa che non funziona. Sappiamo cosa non funziona, lo sanno tutti, è nelle carte dei commissari, sono discorsi tecnici e io ribadisco, mi piace pensare di essere un signore, non voglio entrare nel dettaglio, di certo, dopo un'operazione di questo tipo, a dissesto firmato, sarebbe stato politicamente responsabile dire se c'erano delle colpe lavorative, non dico delle colpe volontarie o volute, colpe lavorative. Abbiamo fatto male il nostro lavoro e quando si fa male il proprio lavoro, un sindaco non deve pensare all'amicizia o al legame, il sindaco prende decisioni, chi ha sbagliato, c'è un assessore a ramo a casa, diamo un segnale, ci vogliono le responsabilità. Noi abbiamo chiesto con i consiglieri che non hanno fatto nulla in consiglio comunale, nella votazione di quel dissesto abbiamo detto ci dici le responsabilità, e comunque sia, se l'assessore a ramo aveva il conteggio dei debiti degli ultimi 10 anni essendo stato revisore dei conti, non c'è assolutamente nulla di personale. A dissesto fatto e a salvacomune fatto ci dovevano essere o le dimissioni o la sostituzione. O si diceva non è colpa dell'assessore, è colpa mia, vado a casa io. Questi sono dettagli, perché non vi scordate,
da questa sera a domenica dovete pensare che il più grave problema che ha Palagonia sono i cognomi dei consiglieri eletti. Ve lo dirò altre 10 volte, così ci crederete anche voi. Altra responsabilità gravissima, che però nei social diventa variopinta, diventa una cosa carina. All'ingegnere, perché non lo faceva lui il piano regolatore? Quando c'ero io, era il 2008, aveva 5 anni che c'era il piano regolatore, nel 2008 magari non serviva. Oggi si sperimentano, andremo all'Università di Catania, a Faricchi, faremo, sì, questa mi piace, a scuola dovremmo andare. Faremo il piano regolatore assieme all'università, dico, ma in questi 5 anni perlomeno ci potevate andare a parlare con l'Università di Catania per verificare come e quando farlo. E poi chi lo farà? Gli studenti o i professori? Perché io dei professori che fanno piani regolatori gratuitamente non ne conosco, non ne conosco neanche uno. Parole. E vedete, mi sono soffermato solo su questi 2 punti, perché sono 2 punti essenziali. Noi, vedete, il programma ve lo abbiamo sbandierato. A parte stasera, che è la sera ultima, e purtroppo si dovevano dare delle puntualizzazioni. Abbiamo parlato solo di programma. Ci hanno cercato di sviare, dico, ma anche stasera stesso non siamo stati particolarmente pesanti, anche impegnandomi non riuscirei ad essere come loro, ve lo assicuro. Hanno detto che mi hanno riferito che ho insultato i loro assessori, dico, difficilmente insulto le persone, ho semplicemente elogiato i miei. Il pinco pallino non era rivolto ai loro assessori, come quando io dico che io non sono un venditore di fumo, non sto dicendo che l'altro è un venditore di fumo, io parlo esclusivamente di noi. Se voi avete l'incubo del confronto, non sono problemi miei. Il pinco pallino sta a dire che noi non abbiamo scelto noi un pinco pallino, abbiamo scelto Francesco Favaggio. Di quelli che hanno loro giudicheranno gli elettori, non sono io, non mi permetterei mai per forma mentis di insultare le persone, perché ripeto, non sono come qualcuno. Abbiamo scelto Francesca Ventimiglia e è successo il pandemonio. Il pandemonio, perché altro problema, oltre ai nomi dei consiglieri, state attenti, un altro problema è la nomina di Francesca Ventimiglia, il capire il perché. Francesca Ventimiglia ha una storia di destra, ora vi faccio, non so raccontare le barzellette, so fare ridere poco, però questo aneddoto ve lo racconto. Francesca Ventimiglia ha una storia di destra, è chiaro, chi la conosce lo sa. Abbiamo sempre detto che a noi non ce ne frega niente, ve lo dico proprio così, dell'estrazione politica delle persone che formeranno la nostra compagine, perché noi non abbiamo l'idea di arricchire un partito, abbiamo l'idea di arricchire Palagonia, di far crescere Palagonia. Ora, la barzelletta dove sta? Che io mi sono ritrovato un assessore che un paio di giorni è stato depresso. Dice, ma a me non mi ha calcolato nessuno, perché quello là vicino, vicino a Francesca, c'è Francesco Favato, che ha una tessera del Movimento Sociale Italiano e nessuno se n'era accorto. Hanno aspettato Francesca per attaccare noi dicendo che avevamo la parte di destra. La parte di destra l'avevamo da quando ci siamo presentati, perché Francesco è con noi da tempo. E come gli altri, non è stato scelto, non ha sposato il progetto, non ha lavorato con noi in funzione della provenienza politica, ha lavorato con noi perché ha le competenze, altra parola che gli fa venire i brividi, tipo che io quando dico competenza sto dicendo che loro non le hanno. Se voi avete questi complessi non è un mio problema, i complessi, i psicologi ci vogliono. I nostri hanno competenza, i vostri non lo so, è un problema vostro. Quindi dicevo, Francesco è stato scelto per la competenza che ha in un ramo delicato, delicato di Palagonia. Qual è il ramo delicato, oltre ai cognomi e al fatto che Francesco è diventato assessore? L'agricoltura, che viene in terzo piano, dopo questi 2 aspetti.
Franceschi è un avvocato, mamma, è un avvocato, competenze ne ha, è qualcuna. Noi che cosa dovremmo fare? Un mare di cose, l'abbiamo detto, l'abbiamo nel programma, non siamo dei perditempo. Noi non siamo dei perditempo, non sto dicendo che loro sono dei perditempo, se sono dei perditempo è un fatto loro. Noi non siamo dei perditempo, non essendo dei perditempo dobbiamo lavorare, dobbiamo fare lavorare gli uffici e ci servono le persone competenti. Mi giro dall'altro lato. Hanno cominciato la scrivania, che quartetto. L'altro assessore, Graziana D'Ammoni. Gli fa paura la nostra tranquillità. E anche la bellezza di Massimo, a questo punto la va a guardare. Ma ci stanno insultando di più le donne. Ribadisce che non c'è solo quello, perché effettivamente non è stato scelto per quello, perché il candidato sindaco in realtà Belli non ne voleva uomini, voleva essere il meno peggio di tutti. E quindi è una discriminante nei confronti di Francesco e Massimo. Dicevo, Graziana, ragazza che lavora, ragazza che studia, ragazza che saprà dare ai nostri giovani degli esempi, non gli dirà tieni il telefonino e gioca su Facebook e insulta qualcuno, gli dirà programmiamo qualcosa, convocherà le associazioni, con la sua sensibilità cercherà di mettere assieme tutti. Uno dei progetti che mi piace di più e che cercheremo di fare immediatamente sono quei progetti a costo zero, è di far lavorare insieme, di mettere assieme anziani e bambini, perché gli anziani hanno tempo e una grandissima voglia di insegnare quello che sanno e i bambini, lo sapete, sono una spugna per imparare. Quale sviluppo di una cultura, di una comunità migliore? Quella di metterli assieme e progettare un qualcosa, come vi dicevo io il sabato in piazza, per farli uscire da quegli stereotipi e da quelle problematiche che nascono con i computer e con l'internet. Farli stare in piazza, insegnare loro come si fanno gli oggetti in vinile, insegnare loro come si fanno 2000 cose che sanno fare loro. E noi, ripeto, nel nostro piccolo. Abbiamo parlato, abbiamo conosciuto Graziana e gli abbiamo chiesto di fare questo sacrificio, perché vedete sono sacrifici. E poi Massimo ha il cuore pieno di sport, viene da una famiglia, suo papà, io lo conosco, quando provavo a giocare a pallone c'era suo papà che mi metteva in panchina, mi faceva fare un tempo e poi mi sostituiva. Una famiglia dedita allo sport, ci hanno guadagnato, sono persone che fanno una determinata cosa, che provano quella passione per un tornaconto personale. Questa è una famiglia, sono quelle famiglie sane e il papà ha trasmesso al figlio quella passione. E noi questo vogliamo da Massimo, vogliamo che metta quella passione senza fini di lucro, quella passione che in qualche modo spingerà i giovani e spingerà noi amministrazione ad avere quell'attenzione, a non farci pensare ai quei tre problemi che vi ho detto, ai cognomi, a Francesca e quant'altro, ma farci pensare che se c'è un campo sportivo e c'è una squadra, in qualche modo quei 4.000 euro, quei 5.000 euro per iscriverla al campionato si devono trovare. E ripeto, siccome abbiamo una società, per quanto se ne possa dire sana, vedete che il contributo fatto da privati per iscrivere la squadra l'avevamo trovato. Chi metteva che i 4-5 mila euro c'era, non vi dico chi è, ma c'era. Anzi, ce n'erano due gruppi, presumo tutte in famiglia, due gruppi che mettevano, ma il campo dov'è? Il campo dov'è? Al campo non si può accedere, la tribuna è inagibile. Di che cosa stiamo parlando? Però abbiamo i cognomi e quindi non possiamo parlare di queste cose. Mi stanno rimproverando, non la volete sentire più sta cosa, che è il problema principale di Malagonia, i cognomi dei consiglieri. Già lo sanno. Allora, ritorniamo seri. Fortunatamente per questo passaggio,
Oggi si chiude la campagna elettorale, perché io ho l'onore di chiudere, di congedarvi da voi e chiudere questa campagna elettorale del 2017 che porterà a Palagonia, a dover scegliere che strada intraprendere, a dover decidere come intraprendere questa strada. Noi vi abbiamo esposto dei progetti, vi abbiamo esposto quali sono i nostri punti, vi abbiamo anche detto quale sarà il nostro metodo. Io non voglio che quei 10 cognomi che vi ho detto il prossimo turno prendano 750 voti perché si stanno qua sotto, o i consigli o gli assessori qui si mettono a disposizione materiale sotto la porta del comune a verificare loro la necessità che ha il cittadino. Vi ho sempre detto e vi annoio che i nostri consiglieri di maggioranza che hanno un cognome lavoreranno perché rappresentano il cuore politico di questa comunità, rappresentano ben il 40% delle vostre preferenze. Dovranno lavorare tutti per riuscire a realizzare il nostro progetto, perché vedete, noi abbiamo solo quello scopo di incollarci alla poltrona. Non ne abbiamo la necessità, nessuno di noi, consiglieri, assessori e sindaco. Vi abbiamo parlato di cose, abbiamo parlato di scuola, abbiamo un'idea chiara, tutti ce l'hanno attaccata, ma non hanno detto cosa farebbero loro, hanno detto che la scuola ecosostenibile noi non la realizzeremo, punto. Poi le scuole lasciatela come volete, io non ho sentito punti programmatici, noi l'idea della scuola l'abbiamo, sappiamo come farla, sappiamo che se non riusciremo ad attingere i fondi da bandi pubblici che non dipendono da noi, faremo un project financing destinando al pagamento, il pagamento del project financing, i soldi che si spendono per manutenzione. Vi ho fatto anche l'esempio qualche altra occasione fa dell'auto quando è troppo vecchia. Le idee le abbiamo, come abbiamo ribadito all'attuale amministrazione per il cimitero. Noi non diamo 6 milioni di euro a gente che viene qua a sbatterci progetti in faccia. Noi i progetti siamo capaci di farli. Li progettiamo noi, perché voglio dire, abbiamo la colpa di avere studiato, e che ci possiamo fare? Bravo! Abbiamo questa grande colpa che è la quarta colpa oltre ai cognomi, lo posso dire? No, non lo posso dire più. L'altra colpa, questa che abbiamo studiato, ce ne faremo una ragione. Per cui possiamo progettare. In più che cosa abbiamo? Abbiamo gente che cerca lavoro, artigiani, imprenditori, imprese edili che hanno problemi, e a queste persone invece di dire lì voi non lavorerete più perché c'è la ditta di non so dove che sta venendo con i suoi milioni di euro a massacrarci, quindi voi andatevi a cercare il lavoro altrove, noi faremo l'opposto, gli diremo venite, lavorate voi. Vi abbiamo detto, senza fare grossi giri, senza tirare tutti questi problemi, relazione geologica, soldi, quant'altro, ci vuole il piano regolatore generale, basta. Se io mi dovessi presentare fra 5 anni senza il piano regolatore generale, non lo farei, ma qualora in questi 5 anni divento matto e sono qui senza piano regolatore generale, vi prego, munitevi di pomodori. È chiaro che lo faremo, se no mi andrò a nascondere da qualche parte. Abbiamo un piano commerciale, lo dobbiamo fare, ve l'ho detto, l'ho spiegato, è una cosa che io tengo da quando ho avuto quell'esperienza, perché c'è gente che fa esperienze politiche e gli piace il potere, viene sedotta dal potere, pensa di essere migliore di voi perché ha quel potere in più. Io nel mio piccolo, essendo una persona umile, vengo da persone che hanno lavorato sempre nella vita e che sono a contatti con tutti dalla mattina alla sera, sta prosopopea di diventare sindaco e di diventare quindi chissà che cosa, non ce l'ho, sarò peggio di prima, nel senso.
Il concetto è che da quell'esperienza ho maturato l'idea, avendo rapporti con i sindaci dei comuni vicini, che noi abbiamo una grande opportunità, noi abbiamo un tesoro e non sappiamo di averlo. Abbiamo una posizione geografica, è una cosa semplice. Nel Medioevo le città più ricche quali erano? Quelle che erano più strategiche come posizione. Il Mediterraneo era ricco perché serviva da collegamento Africa, Italia e quant'altro. Noi abbiamo la posizione baricentrica rispetto alla provincia di Catania e alle arterie che collegano alle altre province. Che cosa vuol dire? Che se un imprenditore, non solo di Palagonia, vuole venire a investire e deve scegliere fra andare a Caltagirone, sapete dov'è la zona industriale di Caltagirone? Abbandonata. Scordia, Militello o Ramacca, secondo voi, per posizione, dico, sono pazzo a pensare che sceglierebbe Palagonia, che è sulla Catania Gela, a 5 minuti dalla Catania Palermo, a 10 minuti dalla Catania Siracusa, a un quarto d'ora dal famoso aeroporto che poi sposteremo, a 20 minuti dal porto. Dico, è eresia. Questa idea mi è stata data da quell'anno, da quell'esperienza, perché dialogando con le altre comunità che ci sono vicine si possono fare cose assieme e si possono fare cose più grandi, cose da città. Noi non siamo una città, siamo un paese di 16.000 abitanti, ma se ci uniamo assieme agli altri vorremmo e pretenderemmo i servizi di città di 60.000 abitanti e ci riusciremo, perché ripeto, è una parte importante del nostro programma, se non la più importante, cercare di portare benessere a Palagonia. E il benessere lo si porta non con le assistenze economiche, non con i 200 euro, si porta con l'imprenditoria. Le persone devono poter investire, non devono stare 6 mesi per capire se possono o non possono costruire o ampliare, perché voi non ci crederete, siamo a questo, siamo all'idea che un imprenditore viene a Palagonia e cerca di capire posso farlo o non posso farlo, e la risposta avviene dopo mesi e spesso è no, vattene. Una delle importanti ditte, società che abbiamo perso, è andata a Belpasso, Piano Tavola, aveva 15 impiegati, tutti di Palagonia, se n'è andata per gli eccessivi costi degli oneri di urbanizzazione. Se il comune prevederà a fare le lottizzazioni, quelle cifre non ci saranno perché sono abnormi. Nessuno può pensare di andare a comprare un terreno 200.000 euro e pagare 100.000 euro di oneri concessori, ancora non abbiamo niente. Quanti soldi ci vogliono? Vanno alla Scordia, che con 10.000 invece che 300 possono cominciare a lavorare. Vi abbiamo parlato dei 2 ettari che ci sono in via Palermo, lì lottizzeremo. Avete fatto caso che nessuno ha detto non si può fare? Ma dico, perché non facevano? Nessuno ha mai attaccato le nostre proposte. Ma se non le hanno attaccate, le idee non ve le potevate fare venire? C'era bisogno che venivo io a dare idee? Bravo! Possiamo fare 6 lotti, 7 lotti e cederli agli artigiani che produrranno ricchezza, produrranno lavoro. Questi sono i nostri obiettivi. Uno dei più importanti obiettivi, che questo non è fisico, è metafisico, è psicologico, è l'anarchia. L'anarchia che in questi anni, mi duole il cuore dirlo, ma è aumentata, non è diminuita. Ognuno di noi fa quel che gli pare, ognuno di noi non ha rispetto, la libertà di ognuno di noi non si ferma nella libertà dell'altro, invade tutto, e su questo punto l'amministrazione deve mettere i puntini sulle i. Non si può permettere di tenere per 3 anni un'impalcatura in legno su via Palermo, non è possibile. Io non so di chi è, non me ne frega niente di chi è, ma non è possibile che uno venga da fuori e veda quella schifezza per 3 anni consecutivi e poi persone che salgono sul palco dicono che sono i migliori del mondo. Non è possibile. E la pulizia, rispetto a 5 anni fa, avete visto che il paese è più pulito? Noi litigheremo parecchio con la ditta che si è aggiudicata la raccolta e farà la pulizia,
Perché vedete, uno dei punti fondamentali di un'amministrazione, ovunque, se voi parlate con qualsiasi sindaco, vi dice uno leggerino, vi dice tu nel tuo paese per fare bene il sindaco devi fare due cose: non devi fare mancare l'acqua e devi tenere il paese pulito. Dico, noi aspiriamo ad altro. Ma è chiaro che un paese pulito è alla base della civiltà. Per voi sto paese è pulito, dico, lo vedo io. Le strade sono pulite, ma io non ho mai visto che le lavino, le avranno lavate una volta, due volte. Abbiamo passato 5 anni con i cassonetti che mi hanno detto venivano dal Sud Marocco, li hanno importati direttamente in un container. Non hanno trovato chi li riciclava perché erano irriciclabili e li hanno portati, sapete dove? A Palagonia. E ce li siamo tenuti. Poi anche cercheremo di essere un po' seri. Si parla di etica. Si dice che litigheremo. Ma in questi 5 anni hanno litigato? Non ne sapete qualcosa? Perché io so che il Presidente del Consiglio e il Vice Sindaco sono coltellate, non si sono date. Però loro sono uniti, non pensate cose strane. Che Vice Sindaco e Assessore non si sono parlate, ne sapete qualcosa? Hanno la facciata, hanno. L'unione che tanto dicono non è mai esistita. Guerre intestine a tempesta, assessori che non hanno frequentato il comune, presidenti del consiglio che hanno cercato collocazione prima di queste elezioni. Se l'avesse fatto magari oggi si trovava meglio. Noi cattivi invece che abbiamo fatto? I cattivissimi. Noi siamo i figli del diavolo, come ci dipingono. Noi abbiamo fatto una scelta. Noi teniamo alla nostra comunità, chiunque la amministra. C'è stata questa amministrazione, io personalmente ho fatto il tifo per questa amministrazione e lo farò fino a sabato sera, domenica non più. Bravo! Ma faccio il tifo anche per l'amministrazione che verrà, perché nessuno me l'ha detto, perché si è parlato dei cognomi. Nessuno ve l'ha detto che il non apparentamento deciso da chi? Da loro, no. Il non apparentamento ufficiale, il non avere fatto apparentamenti, farà sì che la prossima amministrazione, chi vinca dei due, avrà una maggioranza in consiglio comunale. Questa si chiama responsabilità. Ve l'hanno spiegato, ve l'hanno detto, hanno parlato di inciuci, hanno parlato di apparentamenti virtuali. Ma secondo voi, se loro avessero potuto dialogare con qualcuno, anzi, se loro avessero avuto il numero di telefono, e lo hanno avuto, non avrebbero, parliamo al condizionale, non avrebbero chiamato i diavoli, questi che sono apparentati con noi, dov'è? Qua. Non li avrebbero chiamati, forse li hanno chiamati, A uno. Vedete, siamo avanti, perché siamo sereni, siamo un mondo a parte, noi porteremo serenità a questo comune perché la serenità l'abbiamo dentro, non so se si vede, io non ho visto quello di prima, ma immagino che tutto era grande serenità. Io di guerre fratricide fra i cittadini di Palagonia non ne farò, non ne istigherò. Io mi auguro e sono sicuro che avremo un consiglio comunale dove tutti, questo è l'auspicio, dove tutti si rema in una direzione.
dove le presidenze e le vicepresidenze delle commissioni, che saranno mai, verranno date a tutti, cioè perché il colore politico, a mio avviso, dal 26 in poi, deve servire a una cosa sola: a far migliorare Palagonia, a portare quanto più benessere possibile a casa nostra. E sarà ben accetto da parte di tutti. Non ci sarà un'amministrazione chiusa neanche a loro, a nessuno. Ci saranno 16 consiglieri comunali e tutti e 16 avranno degli obblighi verso la cittadinanza. Potranno portare idee, non ci sarà il pollo su quelli che sono d'opposizione. Dici, l'hai proposto tu, non funziona. Assolutamente, queste sciocchezze non ci importano. L'obiettivo è uno e uno solo: portare questa comunità fra 5 anni, fra 10 anni, progettarla assieme, allargarci, non chiuderci. Questi anni ho visto chiusura, abbiamo avuto dei consiglieri comunali responsabili che hanno garantito spesso il funzionamento della macchina consigliare, che hanno fatto sì, perché vedete, ogni consiglio comunale, anche quello dove si davano cittadinanza a gente strana, che non mi ricordo il cognome, costa. I consiglieri prendono 25 euro, mi pare. 20, 25 euro. Quindi erano 20, 500 euro, più gli impiegati che fanno straordinario, più l'energia elettrica. Un consiglio comunale costa 1000 euro. Ma sapete quanto bene si può fare con 1000 euro? E l'avere garantito che non si siano fatti dei doppioni di consiglio comunale, che certe cose non durassero alla lunga. E questo è un senso di responsabilità. Senso di responsabilità che non ho visto quando è stato nominato un bravissimo ragazzo alla commissione bilancio come presidente della commissione bilancio, e fortunatamente per lui ha trovato lavoro fuori, è andato via, ma non è stato surrogato. Che cosa vuol dire? Che non è stato sostituito da nessuno. E quindi un comune che si accingeva a fare il dissesto e che poi ha fatto il dissesto è stato per 5 anni senza il presidente della commissione bilancio. E stiamo parlando sempre della squadra Marvel con Ultraman e quant'altro. Credo che anche il vicepresidente se ne sia andato, e per cui per altri anni abbiamo avuto la mancanza del presidente e del vicepresidente. Questo dimostra, a mio avviso, una mancanza di rispetto per le istituzioni, che è l'opposto di quello che ci viene predicato da altri. Il presidente del consiglio aveva l'obbligo di surrogare, quindi di sostituire il consiglio comunale e di rendere quella commissione, che in questo periodo, in questi 5 anni, è stata importantissima, rendere quella commissione nella pienezza dei poteri, perché vedete, il presidente della commissione bilancio è quello che indice la riunione. Se manca il presidente, dobbiamo aspettare il presidente del consiglio, che ha tanti impegni e che quindi deve svolgere un duplice ruolo, che ci voleva fare sta surroga. Siamo mancati anche nelle sciocchezze. Noi cercheremo invece, non avendo astio e odio verso nessuno, noi abbiamo solo l'amore per la nostra comunità. Perché? Perché ci viviamo noi e vogliamo che ci vivano i nostri figli. Vi ho parlato di biglietti virtuali da strappare in altre occasioni. Quei biglietti verso altre liti li dovremo stampare e strappare, li potremo stampare solo amministrando tutti e cercando le capacità, la voglia di fare di tutti, non solo degli eletti.
Quando vi parlavo di associazioni, parlavo di consulte, perché il mio desiderio, il nostro desiderio è allargarci e cercare di avere più idee possibili e cercare di avere più competenze possibili e cercare di mettere all'interno della macchina amministrativa, con ruoli diversi, quante più persone capaci possibili, non di chiuderci fra quattro mura noi e noi ce la cantiamo e ce la suoniamo, poi usciamo e facciamo lustro del nostro potere. Ma siamo a Palagonia, questa Palagonia. Ma quale lustro del potere dobbiamo fare? Noi possiamo fare solo una cosa, che deve essere la nostra ambizione. Noi dobbiamo avere l'obiettivo che fra 5 anni dobbiamo stare in mezzo a voi. E un minimo di fierezza la dobbiamo avere, ragazzi. Abbiamo fatto quello che vi abbiamo detto, siamo contenti, siamo orgogliosi di noi e di voi che ci avete aiutato. Perché voi ci dovete aiutare, voi ci dovete controllare, perché vedete, se noi, voi, avremmo visto e avremmo verificato quello che hanno combinato, giorno dopo giorno glielo dovevamo andare a dire, come abbiamo detto con i consiglieri, ma i consiglieri a volte non bastano, ci vuole la popolazione. A questi ragazzi, a questi 3 ragazzacci che sono qua sotto, ho detto che hanno fatto una bella iniziativa, questa iniziativa che avevano anche fatto i 5 Stelle e che l'amministrazione scende per 7.000 motivi che io non ci ho capito niente, la privacy, quale privacy? È un consiglio comunale. C'è privacy al consiglio comunale. A un povero disgraziato come me, che a quell'ora, alle 7, presumo anche agli altri, non può andare in consiglio comunale. I 5 Stelle avevano gratuitamente posto in essere una diretta streaming che si poteva vedere anche a mezzanotte, all'una, quando uno aveva tempo. L'hanno boicottata, non si è fatta. Allora ho detto: o saliamo o non saliamo, faremo l'inverno. Voi perché ci sono loro, non è un favoritismo o una lisciatina come si dice a Palagonia. Loro già sono in essere, quindi loro faranno la diretta streaming del consiglio comunale. Tutti noi dobbiamo verificare cosa si fa in consiglio comunale, dobbiamo verificare. Quando ci vengono a dire che c'è un consiglio comunale, non si sa di dove, che è sbarcato dalla luna, tutti scienziati, non dobbiamo poter vedere cosa hanno detto, chi ha parlato di questi 12 consiglieri di maggioranza, che proposte hanno fatto, quante volte erano presenti, quante volte erano assenti. Non ve lo devo venire a dire io dal palco, perché voi nel contempo, nei prossimi 5 anni, queste cose le dovete verificare e ci dovete venire a pungere quando è il caso di pungere, a insultare e a proporci le cose quando è il caso di insultare e quando è il caso di proporci le cose. Siamo un'unica entità, siamo un'unica comunità e dobbiamo lottare e lavorare. Altro termine. Si offende, se uno dice lavorare, si offende qualcuno. Noi, come dico, dobbiamo lavorare con un unico scopo, che abbiamo detto 100 volte, realizzare le cose che ci servono, le cose che servono a questa comunità, per far sì che questa comunità migliori in ogni aspetto, per far sì che questa comunità sia un'entità attrattiva verso gli investimenti, per far sì che questa comunità dia i servizi a tutti, i servizi agli agricoltori, i servizi agli imprenditori, i servizi a chi ha disagio. E per far questo, ripeto e chiudo, domenica abbiamo tutti un compito, abbiamo un dovere, quello di andare a esprimere la nostra volontà, quello di andare a esprimere il nostro giudizio. Noi, ribadisco, abbiamo in questi mesi esposto il nostro programma, altri hanno fatto altro. Noi chiediamo un voto consapevole. Non ci votate perché avete antipatie verso gli altri. Votateci qualora riteniate che noi abbiamo quell'affidabilità, quelle capacità, quelle competenze per far sì che le cose che vi abbiamo esposto le sappiamo realizzare.
E se così fosse, da lunedì 26, dal giorno dopo, noi lavoreremo incessantemente per 5 anni. Questa squadra già hanno dato degli scadenzari, non è che se li fanno a casa loro gli scadenzari, li danno qua, dureranno un giorno, dureranno 2 giorni, ripeto, sempre gli affari a casa data. Noi lavoreremo perché abbiamo messo su una bella squadra. Lavoreremo assieme, lavoreremo sodo, cercheremo la vostra collaborazione e insieme faremo sì che quel motto che è partito per caso con un amico una sera, che è quello di ridisegnare Palagonia, noi abbiamo quell'ambizione, ridisegneremo la nostra città, ridisegneremo Palagonia. Grazie, buon voto a tutti.